fucile di precisione è qui. Ok, facciamo una prova sonora. C'è quel suono. Allora, intanto usciamo dalla partita. Ok, vediamo un attimo se ha preso tutto con la trasmissione. Allora, GameSurf Twitch TV. Dovremmo esserci. Direi di sì, in effetti. Facciamo l'ultima prova. Vediamo se tutto fila al meglio. Prova audio, ci siamo? Sì, direi di sì. Allora, aspettiamo un attimo, solo l'ultimo ok. E dovremmo esserci. 18:31, direi che siamo in perfetto orario. Ok, ci siamo. Direi che possiamo partire tranquillamente. Ok. Buonasera a tutti, amici di GameSurf. Ci troviamo di nuovo, finalmente, con il nuovo anno, con i nostri appuntamenti streaming, diciamo canonici, del martedì e del giovedì. Ieri avete avuto uno streaming con, se non erro, Simone, per quanto riguarda Metal Gear. E oggi siamo tornati, siete commessi con me, Fabio Cozzi, appunto, per quanto riguarda la redazione di GameSurf. E ci troviamo, come potete vedere, alle prese con la beta di Halo 5. Beta di Halo 5 che avevamo già visto precedentemente. Avevamo fatto uno streaming a dicembre, era uno streaming diciamo pre-lancio per quanto riguarda la beta. Le mappe che andremo a vedere questa sera sono due mappe nuove rispetto a quelle che avevamo visto l'altra volta, sono Regret e Eden, e adesso andremo a conoscerle anche meglio. Oltretutto andremo a vedere anche una nuova modalità, che è quella che è una modalità che non avevamo visto precedentemente, in quanto non era stata inserita, e si chiama, come potete vedere qui, Fuga. Farei un piccolissimo excursus. Andrei sul Lab Spartan per farvi vedere quelle che erano le opzioni, che ora sono andate anche a migliorare un attimo. Ho fatto prima una piccola prova. Come potete vedere, abbiamo le soliti parametri di come si dice, personalizzazione del nostro Spartan. quindi potremmo andare a cambiare il visore, l'elmetto, piuttosto che... Ecco, l'elmetto potrebbe essere una delle varianti che potremmo avere, piuttosto che i colori. Sinceramente starei sul canonico verde, se lo troviamo. Non lo trovo, dovrebbe essere questo. Sì, 1 e... 1, 2, perfetto. Tag di servizio ci viene... ci viene assegnata. Andiamo poi ora, allora, a questo punto direttamente sul gioco. Farei una piccola partita prima Massacro per andare a vedere quelle che sono le due nuove mappe. Sciogliamo anche un attimo i pollici, che ne ho bisogno sicuramente, anche perché adesso l'avvio non è più come in precedenza con il fucile, come si dice, col fucile d'assalto, bensì viene fatto con lo scout, quindi il fucile da battaglia, il classico tre colpi che ha fatto un po' la storia di Halo, anzi senza un po', che sicuramente ha fatto la storia di Halo. Quindi senza indugiare oltre, adesso vediamo se il matchmaking ci sarà, tra virgolette, favorevole, e riusciremo a entrare subito. Sembrerebbe proprio così, quindi vediamo un attimo come sono state, cioè quelle che sono le due nuove mappe, e andiamo a vedere un attimo anche le differenze con quello che avevamo visto in particolare. Una prima piccola differenza che vi anticipo io è questa. Per quanto riguarda il famoso discorso hipfire o meno, in quanto è stata introdotta la nuova modalità di mira, che è la classica, quella di ingrandimento verso il fucile premendo il grilletto sinistro, aveva sollevato non poche critiche nelle comunità, diciamo, dei fan di Halo. Più che altro perché
Appunto, Halo era uno dei giochi che aveva portato Leapfire al suo massimo successo. Per questo erano state effettuate delle prove, c'era chi ha fatto video sparando contro i muri facendo notare la differenza di precisione tra il fuoco Leapfire e il fuoco in modalità Aimdown Sight, Controlla che è le quella armi di cui parlavo energetiche per prima, dominare la ed squadra effettivamente nemica. c'erano differenze. Sembra che queste siano state risolte, quindi sembra che effettivamente abbiano più o meno la stessa efficacia. Ci troviamo su Regret, è una delle mappe che in realtà rispecchiano molto la mappa che avevamo giocato in precedenza, quella all'interno della nave aliena, in quanto sembra la stessa mappa all'aperto, tra virgolette. Quindi vediamo un attimo se riusciamo subito a inserirci al meglio nel gioco con qualche kill. Ah, proprio. Allora vediamo se riusciamo a girare. Al di sotto, sì, dovremmo essere qui. Ok, siamo riusciti a effettuare la prima, ma la seconda. Siamo subito stati colpiti. Allora, vediamo un attimo come muoverci di nuovo. Come potete notare, nulla da dire a livello grafico, nel senso che sia appunto a livello di comparto tecnico sembra. La situazione sembra essere sull'ottima, tra virgolette, strada. Un po' di nemici, in realtà tutti lì. Rimane comunque, a mio parere, un gioco molto 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 caratterizzato dalla tattica. Nel senso, come vedete, i nostri nemici in questo momento sono entrati tutti a gran voce con granate e spingendo, diciamo, usando un termine un po' più lanciato in inglese, rushando alla grande su di noi. Un'altra cosa che non ho ancora accennato è che sicuramente è stata introdotta la possibilità di correre e di fare quello swipe che state vedendo dai nostri nemici. Adesso lo andremo a inquadrare e parlarne meglio nel momento in cui avremo un secondo di fiato, dato che, come potete vedere, è molto ma molto molto più veloce rispetto ad alcuni degli Halo che abbiamo già avuto l'occasione di giocare. Ok. Piattaforma armi è aperta. Allora, come potete vedere, abbiamo la possibilità ora di correre, cosa che era già presente anche se in Halo 4. La corsa non ci permetterà di recuperare gli scudi, quindi saremo costretti ad andare, tra virgolette, piano nel momento in cui vorremmo correre. Attenzione all'arma. Detto ciò, non stiamo facendo una gran partita, ma vi assicuro che parlare nel momento in cui si sta giocando è molto più difficile. Dicevo, un altro dei comandi fondamentali, oltre al. Ok, ottima decisione questa. Oltre alla corsa, è quello dello swiper. Se vi farò vedere. Ah, ok, direi che contro questo lanciamissili non potevamo fare molto. Come si dice, lo swipe è proprio questo. Come potrete vedere, ora abbiamo dato un colpo di jetpack verso sinistra e verso destra, o in avanti e indietro. In realtà potremmo muoverci ovviamente in tutte le direzioni che siamo messi male nello scontro. Sulla granata aiuta. No. Ma appunto ci servirà soprattutto per poter schivare al meglio o comunque toglierci da situazioni complicate. Anche esso non è utilizzabile continuamente, nel senso che ha un tempo di ricarica. Nel momento in cui lo utilizzeremo in alto a destra, come vedete, appare il segnale della ricarica, quello rosso. Una volta ricaricato, invece, potremo utilizzarlo di nuovo. Vediamo un secondo di rimanere tosto. Piattaforma armi 30 secondi. Bersaglio nello scivolo rosso. Distrazione. Ok, una buona kill con la granata da questo punto di vista. Vediamo. Ok. Eh no, qui siamo partiti che eravamo già scudati purtroppo. Sto notando che c'era un piccolo buffer sulla trasmissione. Non vorrei che avesse inficiato, altrimenti nel momento in cui dovesse essere. Cioè dovesse continuare o fosse un problema non solo mio, basta segnalarlo in chat e lo andremo subito a Nemico a fissare. metà dell'opera. Occhio con le gambe. Rinnovo. Ah, molto
annuale. Rinnovo gli inviti classici che effettuiamo noi di Gamesurf nel momento in cui andiamo a fare gli streaming. Possedete un Xbox One, avete la possibilità di connettervi con noi a giocare, sarebbe un piacere del tutto nostro quello di appunto quello di poter cooperare con voi al fine di riuscire a vincere queste partite. Oltretutto, nel momento in cui invece doveste avere qualsiasi genere di domanda o curiosità, qui abbiamo preso un'altra kill piuttosto brutta, qualsiasi genere di domanda o curiosità potrete porla tranquillamente all'interno della chat di Twitch, in modo che potremo aiutarvi e soprattutto rendere lo streaming interattivo per tutti quanti, che è la cosa che più ci interessa. Buona kill questa, adesso vediamo di rimetterci. Ok, una buona doppia. Ok, eravamo seguiti dal terzo purtroppo. Ok, ci siamo. Andiamo un attimo di concentrarci un po' più sul gioco. Ok, andiamo. Abbiamo una vittima nel cortile blu. Abbiamo finito le granate più che altro. Non era particolarmente affezionato alla mappa questo nostro nemico. L'ho proprio approcciato da dietro. Però il problema è che ci siamo mossi in ritardo dopo. Siamo terzi in classifica con un numero di morti che francamente non ci piace. Nel senso che siamo un po' troppo al di sotto delle nostre possibilità. Un 6-12 che ci va un po' stretto, eh. Dobbiamo recuperare soprattutto per la nostra squadra perché siamo 3. Ok. Buona. Buona kill questa. Adesso cerchiamo di recuperare gli scudi. Nemica vicina alla vittoria. 5 minuti rimasti. Il problema è che mancano solo 9 punti ai nostri nemici per vincere la partita. È di un attacco in 4, non potevamo uscirne che male purtroppo. In questo caso. Allora, vediamo un attimo di cercare di recuperare. 34-42 non è totalmente infattibile, però neanche così semplice. Vorrei capire come... Ah, okay. Granata e... In basso al centro. Ecco, le granate come... Diciamo... è da sempre così in realtà. Vediamo questa idra da provare. No, in 14 secondi dovrebbe arrivare. Dicevo, le granate giocano realmente un gioco essenziale all'interno... giocano realmente un ruolo essenziale all'interno del dialo, come avrete potuto vedere, perché davvero con la possibilità che hanno di scudare l'avversario. Ok, vediamo se adesso questo lanciarazzi riusciremo a farci valere meglio. No, direi proprio di no. Ricapitolando un attimo, questa era una prima partita di ambientamento, chiamiamola così. Dicevo, sono tre le cose che volevo ricapitolare. Le prime due molto più importanti delle altre. Se volete partecipare a questo streaming, quindi aiutarci e riuscire a... come si dice, a darci una mano appunto nelle partite per evitare la brutta figura che ho appena fatto di un 7-16 molto 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 brutto e che adesso andremo, cercheremo di vendicare in maniera migliore. Se vogliamo arrivare, se appunto volete partecipare con noi, avete a disposizione un Xbox One e l'accesso alla beta di Halo 5, basta semplicemente segnalarci l'ID gamertag nella chat di Twitch, parteciperete con noi allo streaming e potremo giocare assieme. Seconda cosa, in caso di dubbi, domande, qualsiasi genere di curiosità possiate avere, basta anche qui utilizzare la chat di Twitch per poter interagire con noi e rendere sicuramente lo streaming più interessante da una parte per noi, perché comunque lo renderemo più interattivo ed utile, e oltretutto per voi, in modo che potrete comunque andare a
capire, vedere o comunque chiarire quelli che potrebbero essere i vostri eventuali dubbi. Detto ciò, dicevo prima, un Halo 5 che sembra comunque che sicuramente prende le distanze in maniera decisa da come si dice? Da quello che era stato Halo 4. Qui ci troviamo su Eden, la seconda mappa. Anche questa molto simile all'altra, a una delle mappe che avevamo giocato in precedenza, nel precedente streaming. Dicevo, rimane un Halo molto staccato dai classici della saga, quindi parlo dei primi tre capitoli, ma anche in realtà dal quarto, in quanto comunque presenta, nonostante si avvicini sicuramente più rispetto agli altri tre, presenta delle novità piuttosto interessanti e soprattutto un tasso di velocità non indifferente. Siamo riusciti a fare la prima kill, quindi torno subito a concentrarmi sulla partita. Siamo riusciti a fare appunto la prima kill con un buon colpo in testa, il nostro fedele BR. Abbiamo la lama energetica. Accompagna. Non sto trovando nemici in realtà, anche se sono tutti dentro, infatti. Non riesco a capire. Hai perso il comando. Dove si trovano in realtà? Anche con... Ok, qui vedo degli spari, direi che... Ok. Una buona seconda kill, diciamo che abbiamo approfittato del primo fuoco del nostro compagno. Rifletta. 3 kill di fila, tutte pronte a vendicare la pessima partita effettuata in precedenza. Un doppio assist, direi che ci stiamo comportando piuttosto bene anche a livello di squadra. Un 8-3. Così sicuramente potrebbe scoraggiare in partenza, diciamo, l'avversario. Ho un DMR. Vediamo un attimo, non vorrei espormi troppo in centro mappa, sinceramente, però comunque essendo in 3. Ecco, come avete potuto vedere, c'era il mio nemico diretto che imbracciava un se non erro un'arma da close combat, era un SGM, se non erro un fucile da battaglia. Ho cercato di portarla sulla lunga, come sto cercando di fare anche ora. Ok, infatti come siamo riusciti a fare da una parte. Buono. Ah, abbiamo preso un'ultima kill di disattenzione. Stavamo ancora lodando dalla serie di 4 kill e 3 assist e siamo morti subito, infatti. Stiamo comunque tenendo un ottimo livello di kill. Vediamo di mantenerlo per tutta la partita. Sarebbe sempre saggio cercare di tenere un'arma da close o un'arma da long combat, in modo da potersi adattare a tutte le situazioni e non dover trovarsi a scappare come ho appena fatto io. Abbiamo preso il fucile di precisione. Fucile di precisione pronto. In questo caso siamo stati attorniati da due nemici nello stesso momento, purtroppo non ha aiutato. Ok, non abbiamo fatto. Purtroppo lo spawn è stato piuttosto. Cioè, siamo stati vittima di una trap spawn in questo caso. Nel senso che purtroppo siamo spawnati in bocca all'avversario. Diciamo che possiamo considerarla la nostra vendetta diretta. Grazie per l'assistenza. Carica il fucile blu. Curva blu, come potete sentire, tra l'altro, i nostri alleati continuano a chiamare i nomi i nomi delle zone all'interno del quale si trovano i nemici. Quindi dall'alto è meglio spostarsi subito. Passerella inferiore. Sono sotto il nemico sulla passerella superiore. Ok, avevamo proprio una scarica di vantaggio in questo caso. Devo spostarmi subito da lì. Che altro perché siamo sfavoriti rispetto al nemico che si trova più in alto di noi con una copertura. E ok. Così. Vediamo di aiutare un po' i compagni qui. A metà
Ottima granata questa per una kill, che definirei comunque buona. Abbiamo usato lo swipe per uscire da questa situazione. Evitiamo la granata e accompagniamo. Esatto, accompagno con la spada. È stata un'ottima mossa questa. Altra cosa che abbiamo notato all'introduzione di questo nuovo capitolo, la possibilità di questo stallo, come potete vedere, mettersi a mirare all'interno, cioè durante, diciamo, un salto, ci permetterà a tutti gli effetti di rimanere in stallo in aria, sfruttando quelli che sono i jetpack con il quale facciamo gli swipe o comunque le schivate di lato, e quindi avremo la possibilità di rimanere stabili per aria, evitando magari di finire o comunque rendendo meno prevedibile per esempio la nostra caduta, che era uno degli aspetti che ci dava per spacciati in alcuni capitoli famosi della serie. Mi viene in mente Halo 3, in Guardian, quando si scendeva da giallo dopo aver preso l'ascensore, bastava aspettare il nemico in volo e lo si prendeva praticamente sistematicamente. Qui abbiamo una brutta situazione, ora siamo in due nemici. Ok, passiamo. Usciti alla grande con il nostro compagno. Nel frattempo io continuo a invitare tutti i nostri spettatori a rivolgere qualsiasi tipo di domande. Nel caso ne avessero comunque qualsiasi genere di dubbio. Vediamo, non riesco a trovare più nessuno in partita. Buona kill. Ok, abbiamo raccolto oltretutto un fucile impulsi, adesso vediamo di utilizzarlo. Ottima uccisione. Quando vedete uccisione perfetta è proprio perché con una serie di colpi, cioè di scariche di BR che vanno tutte a segno sulla, sulla testa, l'avversario viene subito scudato e terminato. 5 minuti rimasti. Ottima la granata dell'avversario in questo caso, ci ha proprio fregato sul tempo. Infatti, come avete potuto vedere, una granata e uno shot. Una granata per scudarci e uno shot subito in testa. Si nota comunque che ci sono diversi giocatori accaniti di Halo che stanno giocando in questo momento, perché la tattica era proprio una delle classiche che hanno fatto la storia della serie. Ok. Una granata a poco d'effetto in realtà. Spada fra 10 secondi. Che abbiamo un nemico piuttosto vicino che sta aspettando la spada. Vediamo se riusciamo a sorprenderlo. La spada è qui. Ottima kill con la granata. E oltretutto abbiamo impedito che un nemico... Ah ok, infatti stavo correndo e non recuperavamo lo scudo. Abbiamo impedito comunque che un nemico prendesse la spada, che è piuttosto fastidiosa come arma da fronteggiare, quanto comunque risulta sempre essere molto letale nel momento in cui nel momento in cui non riusciamo a, diciamo, uccidere in tempo l'eventuale nemico, la morte è piuttosto assicurata. Vorrei recuperare un fucile precisione per farvi vedere la differenza rispetto ai vecchi. Ho visto un nemico che entrava qui. Si ho visto bene, infatti. 10 uccisioni per vincere. Ok, ottimo, ottimo. Siamo riusciti, come vedete, il nemico ci ha subito puntato per andare ad ucciderci con la lama. E per fortuna siamo riusciti ad evitarlo. Fucile di precisione adesso sicuramente attirerà un bel po' di nemici. Vorrei riuscire anche a prenderlo. Ma l'ha già preso un nostro compagno. In realtà non ha tirato molti nemici. Siamo in base rossa, come potete vedere da sopra la mappa in alto a sinistra. Diciamo che il radar è piuttosto classico, cioè non ha delle novità interessanti o particolarmente incisive. Ecco qui,
sto proprio trovando le mici in questo momento. Dicevo, come al solito, come vengono indicate invece le aree della mappa all'interno del quale ci si trova. Quindi come potete vedere adesso siamo in covo rosso, esterno, curva rossa, base rossa. Ma non riesco a trovare dei nemici. In questo momento sembra essere nascosto da qualche parte. No, eccoci qua. Solo che sono dentro in realtà. 2 minuti rimasti. Vediamo. Come se rientrasse uno semplicemente uno rientrasse all'interno della partita e gli altri no. Quindi è come se fosse una piccola caccia all'uomo in questo momento, perché infatti hanno abbandonato probabilmente tutti. Direi che ci siamo sicuramente riscattati rispetto a prima. Piccola animazione della vittoria, cioè della squadra vincente. Vediamo un attimo. Promosso a livello 2, quindi sto guardando ora. Adesso andremo a vedere quelle che sono le statistiche di partita. 10 uccisioni, 4 morti, nulla di particolarmente eclatante, però comunque un buon punteggio, sicuramente meglio di quello di prima. Vediamo un attimo cosa succede qui. Partite completate 4-4-7, vittorie, ok, prestazione 100, questo è il totale che viene dato con i vari punti. Aumento prestazione 81, siamo a livello 2, quindi per arrivare al livello oro dovremo, diciamo, completare i 2 livelli successivi. Ok, vediamo un attimo. Io direi di effettuare una terza. Anzi, no, essendo usciti, andrei nel matchmaking di fuga a questo punto. Andiamo a vedere a questo punto fuga. La seconda modalità inserita. Fondamentalmente è molto semplice: si parte 4 contro 4. Nel momento in cui un nostro compagno morirà, non avrà respawn. Quindi la squadra rimarrà in insufficienza numerica. Quindi sarà un 4, da prima un 4 contro 4, poi un 4 contro 3, fino a scendere magari fino a un 4 contro 1, oppure ovviamente varierà in base alle, diciamo, a come andrà la partita, ecco, al numero di kill effettuate. Adesso vediamo subito di appunto entrare in matchmaking per fuga. Vediamo. Allora, quindi arena multiplayer, fuga. E andiamo a vedere. Qui ovviamente non abbiamo grado perché sono le prime partite che andiamo ad effettuare. Cerchiamo subito di capire se il matchmaking sarà impegnativo o meno. Non vorrei perdere più di tanto tempo in matchmaking, sinceramente, in modo da potervi mostrare più partite possibili riguardo queste nuove mappe, questa nuova modalità inserita oltretutto. Quindi vediamo un attimo se riusciamo ad uscirne in maniera piuttosto agevole. Vedo che purtroppo rimane un punto debole della beta, il matchmaking. Prima abbiamo trovato subito una partita, però in partite che ho fatto precedentemente effettivamente non avevo, cioè non abbiamo avuto la possibilità da una parte di entrare in maniera così agevole. Non vedo nessuno che si connesso al momento. Speriamo in bene. Ne approfitto ovviamente come al solito per ricordarvi che se volete interagire con noi, la chat di Twitch è fatta apposta, quindi aspettiamo vostre eventuali domande. Come si dice? Attenzione, acquisizione di risorse partita, siamo entrati. Domande, perplessità, dubbi da chiederci in chat, nei limiti di quello che conosciamo e abbiamo visto, vi aiuteremo senza dubbio per come si dice, per appunto rendere tra virgolette più interattivo lo streaming. Stavo dando un occhio anche qui. No, ok, tutto perfetto. Sto solo attendendo di entrare nella nuova partita. Allora,
Vediamo quanto. Ok, no, sta caricando la partita, quindi è il tempo proprio di entrare. E avremo la possibilità di vedere subito del giocato. Ecco, sì, una cosa che, una piccola specifica che avevo già fatto ai tempi quando facevamo la. Quando abbiamo fatto la prima diretta streaming su Halo. Come potete notare, attorno ai giocatori c'è un cerchio. Un cerchio che si va pian piano riempiendo con quei simbolini blu. Ogni simbolino blu corrisponde a una partita effettuata e completata. Una volta completato il cerchio viene dato un primo segno, che è quello che ha in questo caso One Game Six Beers, quello sulla, il giocatore che è sulla destra, in basso a destra. Con quel segnale lì, se non erro, che è quello di bronzo, pian piano livellando, quindi come abbiamo visto prima noi siamo livello 2 per quanto riguarda Massacro, avremo la possibilità di arrivare fino all'oro, che è quello che è Outsider lì sotto. Che per fortuna è nella nostra squadra, quindi dovremmo riuscire a affrontare in maniera piuttosto agevole la partita grazie al suo aiuto. Ok, vediamo se i giocatori ci sono, però. Vorrei rimanessimo qui ancorati a questo continuo loop di caricamento. Di certo non proverò a uscire anche perché non posso farlo al momento, quindi siamo bloccati su questa schermata purtroppo. Speriamo che il prima possibile riusciremo a andare oltre. Non dà segnali di vita, spero solo non si sia crashato. Che altrimenti non saprei proprio come uscirne, posso solo andare a analizzare, vediamo se riusciamo a mostrarvi altro da qui. Quindi andiamo un attimo ad aprire menu dei giocatori, però no, vedo solo il registro di servizio che va a indicare quelle che sono le prestazioni. Oh, qui ci mostra solo degli amici, ma nessuno con la. No, solo l'elenco. Però magari potremmo joinare. Attiva invita nella sessione. No, non riusciamo. Non possiamo joinare noi. Ok, forse è partito. Ho sentito un segnale di partenza. Spero si muova il prima possibile. Però inizio ad avere qualche dubbio. Più che altro torniamo alla sala d'attesa a questo punto del matchmaking e riproviamo. Purtroppo dobbiamo, nel senso. Ale, perfetto, ecco qua il problema qual era. Dobbiamo purtroppo accettare quelli che sono i problemi che possono essere legati al matchmaking e così via. Per quanto riguarda questa beta, ovviamente proprio il nome stesso, la beta di per sé, sta ad indicare il fatto che ovviamente si è, tra virgolette, in alto mare, ma in senso positivo, ovviamente ci si sta lavorando e si fa il possibile per poter proporre ai giocatori e soprattutto agli appassionati di Halo un prodotto da poter anche valutare, grazie proprio a queste valutazioni probabilmente riusciranno a, cioè appunto gli sviluppatori avranno la possibilità di andare a interagire al meglio creando un gioco che possa essere a tutti gli effetti di grande livello. Sembra che, ok, sembra che siamo riusciti ad entrare in questo caso. Quindi vi ringrazio per la pazienza che state portando, però purtroppo questo è. In fuga andremo su questa Elimina mappa che si chiama tutti i nemici Trench, per vincere il ed è una turno. terza mappa che non avevamo mai visto, totalmente
totalmente sospesa. La modalità in realtà è molto veloce, come potete vedere si parte subito in questa maniera. Via. Cercare degli armamenti. Come potete vedere non abbiamo un 3 contro 4. In minoranza non abbiamo un mirino, abbiamo fatto una kill ma siamo morti subito dopo. 2 contro 3. E nel momento in cui appunto adesso siamo 2 contro 3, come potete vedere in basso a destra abbiamo la nostra squadra, i blu che sono in 2. Cercare 2 contro 2. Di sperare che quasi 2 contro 1, attenzione. Quindi dobbiamo sperare che questo H21 riesca a dare il meglio contro questi nemici. No, purtroppo non ce l'ha fatta. Quindi abbiamo perso il primo turno della partita. Ovviamente al meglio dei 5 turni, come potrete vedere. Vediamo come si muoverà il secondo turno. Nonostante appunto è rientro limitato, il matchmaking è comunque piuttosto, cioè il gameplay è piuttosto snello, nel senso che direttamente un nemico. È fondamentale cercare di rimanere in superiorità numerica, fondamentale. Due contro tre. Ah, siamo stati sorpresi da sopra in realtà. In questo caso 3 contro 1, molto male, la vedo veramente dura proprio questo povero H21 che adesso si troverà ad affrontare una sfida piuttosto ardua, ovvero mettere a dormire 3 nemici da solo, anche se con il BR non si è accorto di averne uno alle spalle. Eh no, infatti purtroppo è andata male, nel senso che nel momento in cui c'è questa situazione di superiorità numerica diventa veramente arduo andare a ribaltare la situazione. Cerchiamo di recuperare questo punto in questa maniera. Muoversi rapidi, ora. Stare sempre bassi. Occhio con le granate. Ho subito dei danni. Ne uno nella trincea. Nemico abbattuto. 4 contro 3. Buona uccisione. 4 contro 3 è una situazione. Il vantaggio non è differente, l'ultimo è qui. E ok, facciamo l'ultima uccisione. 4-0 in questo caso, quindi siamo riusciti a riscattare perlomeno la nostra squadra. 2-1 quindi, questa modalità squadre. Piuttosto coinvolgente in realtà, perché contro 2. Missione per me. Un vantaggio di 2 persone su di loro. E abbiamo fatto una kill 2 contro 1 simultanea. E quindi siamo andati in 2 contro 1. Abbiamo portato un 2 contro 1 alla nostra squadra. Ci siamo un po' sicuramente sacrificati. Vediamo se riusciranno a fare qualcosa di meglio i miei compagni, in modo da poter recuperare anche sul punteggio generale. Sì, noto che qui no, attenzione, testa, rimane testa. Uno contro uno. Tutto nelle mani. Era tutto nelle mani di quest'ultimo giocatore. 3-1, si è aperta un sesto round, quindi attenzione, abbiamo comunque la possibilità di andare a recuperarne vincendo questo round. Altrimenti, caso contrario, granata. Dovremmo dichiarare. Nemico individuato, tunnel blu. Buona granata, questa vediamo se. Ok, una buona kill di granata. 4-2. Ah, ci siamo soffermati su un nemico purtroppo troppo lontano. E adesso attenzione alla situazione di nuovo di parità. In più questo nostro compagno è scopertissimo, infatti. 1 contro 2. L'errore è stato in primis nostro, in quanto avevamo la possibilità di attaccare in profondità
e ci siamo limitati ad andare di lato per evitare kill facili. Un testa a testa, siamo un compagno scudato, uno swipe, niente, niente da fare. Purtroppo il BR non ha speranza. Credo dovremmo vincere per forza questo round per avere la possibilità di rimontare. Ora devo ancora capire bene come funziona il discorso di assegnazione dei punti. Camera blu. Segnalato un nemico in camera blu, dovrebbe essere questa. Bellissima uccisione questa, ragazzi, non so se l'avete notata. Siamo in 4 contro 2, è una buona situazione, ma in fuoco incrociato siamo stati fregati di nuovo. Purtroppo abbiamo anche attirato attenzione, abbiamo fatto una buona kill. Ma niente, in ogni round siamo riusciti a morire. È un 2 contro 1, devono portarla a casa i nostri compagni in questo caso. Quindi vediamo un attimo quali sono le situazioni. Non riesco a... eccolo qui, scontro testa a testa, ottimo. Hai vinto il turno. Non credo sia possibile, no. Ok, in realtà sì, quindi credo si debba vincere con 3 di distanza. Non è il meglio delle 5. E dobbiamo comunque vincere anche questa, altrimenti... combattiamo come si deve, altrimenti siamo fuori. Esatto, sì. Quindi è... bisogna vincere con 3 round di scarto. Lancio una granata. Il bastione rosso è sotto tiro. La granata lì aveva funzionato piuttosto bene. Eravamo giocati al meglio. È un 3 contro 3 in questo momento. 2 contro 3. Ultimo superstite. Turno concluso. Sconfitto. Sorpresa in pieno. All'ultimo ci siamo presi anche un teabag che non raccontiamo cos'è in realtà perché siamo in fascia protetta. Partita completata in 3, come potete vedere non siamo ancora qualificati perché ci mancano 9 partite per essere qualificati all'interno della partita. Non ci siamo comportati male, in realtà un 5-6, non abbiamo fatto una kill all'ultimo round, ma comunque una medio buona partita. Direi di continuare su questa linea. Quindi cercare di effettuare una seconda partita su Fuga, che comunque è una modalità nuova che non avevamo ancora visto, e piuttosto particolare, perché comunque appunto apporta un tasso di, come si dice, di tensione maggiore. Sicuramente non è una novità assoluta all'interno del gaming, nel senso che round all'interno del quale non viene previsto il respawn, sono modalità di gioco piuttosto conosciute. Mi viene la prima su tutte che mi viene in mente, ovviamente, è cerca di distruggere Call of Duty. Interessante è il dettaglio di non avere né mappa, quindi alcune indicazioni su dove si trovano i nemici, e un armamentario piuttosto particolare, in quanto comunque abbiamo solo una mitraglietta da close combat, che rende più difficile sicuramente gli scontri, soprattutto per i giocatori più inesperti, quale è sottoscritto in questo caso, nel senso che non ho mai affrontato questo genere di modalità. Quindi sicuramente è una modalità sfidante, divertente da vedere e da giocare, e quindi volevo fare ancora qualche round, anzi in realtà più che qualche round, qualche partita. Direi di chiuderne ancora 2-3 su questa, magari poi chiudere ancora lo streaming su dominio di per sé. Noto che questa sera è poco movimentata la chat, quindi spero il prima possibile si potrà animare un po', forse perché magari è qualcosa che avete già visto, o forse semplicemente perché ho già risposto a tutte le vostre domande, ma non credo proprio. Però senza dubbio sarebbe, dico, piacevole tra virgolette, ma comunque farebbe molto piacere rendere più interattivo possibile questo streaming. Quindi non vi fate prendere da qualsiasi tipo di diciamo remora, paura, piuttosto che appunto ansia da prestazione nello scriverci. Scriveteci tranquillamente nella chat qui sotto, in modo da poter come si dice, interagire con noi. Partiamo con la seconda partita. Elimina tutti i nemici per vincere il turno. Turno 1 contro Sparta. Ok. 3 contro 4. Lancio una granata. Bene. 2 contro 4. Ragazzi, tutta la mia inesperienza si è dimostrata in questa uccisione che abbiamo preso.
Ultimo superstite. Ho preso una kill veramente da stupido. E infatti il nostro primo round è andato su un 4-0 senza alcun genere di pietà in realtà. Ma veramente una brutta kill. Turno 2. Cerchiamo di recuperare, anche se credo che tutta questa conoscenza in merito alla mappa sia dovuta proprio al... Ok, un 3 contro 3. Da affrontare. Nemico nella fossa. 3 contro 2. 2 contro 2. Ottima mira, Sparta. Buona kill. 2 contro 1. 2 contro 1. Cerchiamo di trovare questo rosso, per favore. Come notate, stiamo girando in coppia proprio per evitare di imbatterci in un 1 contro 1. Che vorrebbe dire portare la situazione in parità. Un minuto la partita. Rimasto. Ok, vinto. Hai vinto il turno. Vinto il turno, quindi uno pari. Per vincere in questo caso dovremmo arrivare al round, round quinto vincendole tutte. Come dicevo, è al meglio dei tre la partita, quindi ci hanno fregato subito il BR in questo caso, che è noto essere arma ambita anche all'interno di fuga. Via una granata, buona kill. Attenzione alla granata Spartan. Eh sì, Spartan, una granata aliena. 2 contro 3. Non è guai, nemico della casa anche nel cortile blu. 2 contro 2. Scudi carichi, sono a posto. Arriva una granata. Ne ho steso uno. 2 contro 1. Ok. Hai vinto il turno. Ho fatto anche un buon numero di kill, se non erro. Secondo in classifica, 3-1, direi miglior rate della partita. Quindi ottima prestazione e secondo round vinto dopo un primo piuttosto... abbiamo saltato la postazione, quindi niente BR per noi anche in questo giro. Meno male, perché questa ci si attaccava proprio in faccia subito. Non ho capito come ho preso la seconda kill. Purtroppo non c'è la visuale morte. Però adesso è un 4 contro 3. La mia squadra è in situazione di svantaggio. Abbiamo bene attirato fuori un nemico, però dall'altra parte della mappa. È un 1 contro 2, ora piuttosto difficile da gestire. Sarebbe stato da ricaricare gli scudi prima di uscire così. 2-2, close match. Close match, adesso cerchiamo di capire quando potrà risolversi. In che maniera, soprattutto. Niente BR per noi anche questo giro. Atteniamo i nostri amici qui. Buona kill questa. 4 contro 2. Sorprendere il nemico. Sto subendo dei colpi nella casa. Grazie per l'ottima kill. 2 a 3. 2 a 3, riusciamo a portarla avanti. Dobbiamo vincere questi ultimi 3 round. Anche il sesto e il settimo per portare a casa la vittoria. Vediamo se almeno questa volta riuscirò nell'obiettivo di recuperare... No. Però è diventata una telenovela questo BR. Subito nemici da quella parte. Una granata. Granata! Nemico nel cortile rosso. Bersaglio nel cortile blu. Granata e questo poco nemico. 4 contro 3. Buona kill anche questa. E ora vediamo di andare a recuperare da dietro, infatti. Dove meno se lo aspettava. Siamo riusciti ad andare
a chiudere anche questa kill. Quindi turno decisivo. In caso dovessimo riuscire a vincere anche questo, questo turno, andremo a vincere. Facciamo direttamente la partita. Sì, questa volta è nostro. No, ci è stato fregato di nuovo. Granata nemica. Quattro contro tre. Ha battuto il nemico rosso. Quattro contro due. Ah, purtroppo abbiamo perso un tempo di gioco proprio con 2 contro 1. Proprio con questo salto. Ci saluta in chat Ensherman. Quindi lo salutiamo. Alla grande, purtroppo il popolo è inglese e quindi, come si dice, capirà ben poco di quello che di quello che stiamo dicendo. Abbiamo vinto nel frattempo la partita. Scusate, mi sono perso nel salutare uno dei nostri spettatori. E come avete potuto vedere, siamo riusciti a vincere questa partita. Quindi alla meglio ci muoviamo. Io direi di fare una terza partita, che sicuramente questa modalità è un filo più avvincente. Oltretutto, se riusciamo a mantenere le stesse squadre, non dovremo fare matchmaking, quindi sarebbe la cosa ancora più comoda. Ecco, come non detto, infatti due giocatori sono subito usciti dalla partita dopo questa mia frase. La curiosità ora rimane un po' mia, nel senso che mi sto chiedendo cosa ne pensate voi in realtà di questo Halo. Intendo, abbiamo visto una prima early beta, nel senso che abbiamo visto a dicembre quello che era appunto il primo risultato che 343 ha deciso di presentare alla stampa. Questa è già una seconda edizione della beta con determinati contenuti in più, quindi abbiamo visto due nuove mappe, un sistema di mira tra virgolette migliorato rispetto a quanto successo in precedenza, quindi diciamo dei piccoli ritocchi che abbiamo visto. La mia domanda è: verso cosa siete orientati? Voglio dire, da una parte avevamo un orientamento più lanciato all'innovazione, al distaccamento da quello che era la serie classica di Halo. Quando intendo serie classica intendo fino al 3, fino al terzo Halo, quindi dopodiché ovvio si è deciso di prendere un'altra direzione, ecco, quindi andando verso Halo 4. La mia domanda è: cosa ne pensate? Cioè, se siete soddisfatti di quello che state vedendo, se è qualcosa che potrebbe interessarvi come prodotto, se Halo è qualcosa che vi ha già interessato e quindi che avete a cuore. Quindi ecco, cercare di capire un attimo quella che era la vostra posizione a riguardo. Detto ciò, siamo in ricerca di giocatori per la terza partita di fila di fuga. Direi di fare appunto chiudere questa partita, dopodiché spostarci di nuovo su Massacro, fare ancora un 2-3 partite, dopodiché tirare un attimo il filo della discussione e arrivare alle conclusioni. Sto nel frattempo controllando se ci sono come si dice, domande o dubbi per quanto riguarda lo streaming direttamente su gamesurf.it. Altra cosa che non ho ancora detto in realtà questa sera, ma è ovviamente scontata, è: per favore ragazzi, sosteneteci e iscrivetevi al nostro canale in modo da poterci seguire sempre di più e appunto far accrescere la nostra community di streaming online. Quindi io manderei anche un messaggio in inglese a tutti i nostri followers al momento. Quindi, please guys, subscribe to our channel. Dopo questa piccola parentesi poliglotta, direi di tornare un attimo. Io personalmente volevo oh, eccoci qui. Registro di servizio, fuga massacro, quindi possiamo andare ad analizzare quelle che sono le nostre prestazioni. Abbiamo un ratio morti uccisioni che non è il massimo della vita, però poteva andarci molto peggio. Contando che 97 aiuti incidono in maniera non indifferente. Su fuga ovviamente le statistiche sono un po' minori. Per quanto riguarda invece massacro abbiamo giocato già di più. Volevo però vedere se posso cambiare direttamente. No, scheda giocatore mi cambia, mi porterà direttamente al, come si dice, alla scheda classica giocatore, quindi non quello che mi interessa. Attenzione, dovremmo essere partiti. O è crollato? Dovremmo essere partiti.
Eccoci qui. Per quanto riguarda fuga, rimane trench la mappa. Tutti i nemici, non avevo specificato in precedenza. Stesso equipaggiamento. In realtà stavo leggendo ora che vanno vinti 5 turni, quindi non è la differenza di 3. Però alla vittoria dei 5 turni viene eliminata la squadra avversaria. Nemico nel tunnel blu. 4 contro 3. Buona uccisione, ho un headshot oltretutto. 4 contro 1, direi che possiamo rushare da questa parte. Turno perfetto. E impartiamo molto carichi con un 4-0, tutti vivi dal nostro lato. Abbiamo annientato la squadra avversaria, ora cerchiamo di replicare per non fare brutte figure. Questa nade è stata un po' una cross the map che ci rimarrà un po' sul groppone. Abbiamo preso una granata in faccia proprio alla prima curva utile che ci ha neanche scudato, ma ovviamente ucciso. Situazione invertita, era stato un 4 contro 1 il nostro in precedenza, ora è un 4 contro 1 di questo Wang. Vediamo se riesce a comportarsi al meglio, ma la vedo molto dura, anche se in realtà era un'ottima azione quella che ha fatto. Turno perso. Resistere ovviamente a 4 nemici contemporaneamente credo sia una delle cose più difficili da fare ad Halo. Si ricomincia, situazione in parità, quindi un turno a pari. Granate per tutti. Il nemico già subito lì, sono scoperto nel mezzo. Vediamo se riusciamo a sorprenderlo da questa parte. E un'ennesima granata, la secondo turno che prendiamo. Un granate in faccia, siamo in svantaggio, 3 contro 2, 2 pari. 2 contro 2. È un 2 contro 2 piuttosto sofferto, 2 contro 1. Ok, è un 1 contro 1. Testa a testa per chiudere questo primo, questo secondo match. Vediamo, cioè. Attenzione, la porta a casa, quindi riusciamo a passare in vantaggio. La casa, oltretutto, sicuramente si è avvalso di un'altra delle caratteristiche da utilizzare sempre in 4 contro 3. Come si dice? In questa modalità che è l'udito. Buona kill. 4 contro 2. Servono rinforzi alla piattaforma rossa. 3 contro 2. Hai vinto il turno. Ok, questo l'abbiamo vinto piuttosto con un'estrema agilità. Attenzione, 3 round turno vinti, ci mancano 2 per la vittoria. Vediamo se si protrarrà. Nemico nel tunnel blu. 4 contro 3. Nemico nella rigenerazione blu. L'ho colpito. Fuoco nemico. 4 contro 2. 4 contro 1. È scappato di là, l'ho visto. L'ho pescato alla grande. Infatti ero convinto di averlo pescato. E abbiamo fatto un discreto round. In questo giro ne abbiamo uccisi 2. Squadra nemica a rischio eliminazione. Attenzione, ci manca un solo round per portarla a casa, dopodiché ci sposteremo su Massacro, come dicevo in precedenza. Vedo già delle teste che si muovono. Tutti sulla destra, 2.2, uno torna qui. Granata! Ho di lanciare la nostra. Abbiamo sbagliato il lancio della granata totalmente, purtroppo. Nico sta attaccando la trincea. Buona kill. E adesso il dritto. Ottima kill, siamo alla quarta kill. Ottimo. 5-1, chiuso la partita al meglio. Ottimo, ottima prestazione.
Ok, devo essere sincero, è piuttosto piacevole come modalità, piuttosto, più che altro perché anche primi in classifica in questo caso, risulta essere in effetti comunque molto snella. Quindi divertente da giocare, anche nel momento in cui si muore si sa che comunque è piuttosto breve, quindi non ci sono problemi dal punto di vista dell'aspettare turni che durano di svariati minuti. Alla peggio il... Come si dice? Mi sembrava ben calibrato la grandezza, cioè la grandezza della mappa piuttosto, rispetto al... come si dice? Al numero di giocatori mi sembrava ottimamente calibrata, quindi non c'erano problemi per il quale un giocatore riesca a nascondersi più di tanto. Prima o poi viene trovato sicuramente, e comunque testa a testa di solito vengono lasciati negli ultimi secondi di gioco. Quindi comunque non ci sono delle situazioni che ci portano a scoraggiarci dal giocare a questa modalità, nonostante non ci sia il respawn automatico, bensì dovremmo aspettare la fine del turno a tutti gli effetti. Quindi comunque sono rimasto piacevolmente sorpreso da questa modalità. Ho paura che appesantisse piuttosto, in maniera piuttosto, o meglio, in maniera non indifferente il gameplay di gioco. In realtà mi ha, devo essere sincero, sorpreso. Bene, così sono tornato su Massacro. Io direi di effettuare qualche partita ancora su Massacro. Siamo già entrati qui, ovviamente la popolazione di giocatori dovrebbe essere più vasta, infatti subito dimostrato dal numero di giocatori che come si dice, sto disattivando, okay, il microfono del questo giocatore, più che altro perché ovviamente avrebbe disturbato la nostra trasmissione. Quindi no, dicevo, sono il numero di giocatori della comunità di Massacro è sicuramente più elevato, e quindi appunto questo permette di avere un matchmaking molto più snello. Ok. Controlla le armi energetiche per dominare la squadra nemica. Eccoci qui, quindi oh, finalmente il nostro amato BR. Il problema che sarà questa Hydra. Mi hanno colpito, cortile blu. Fai attenzione con le granate. Ho bisogno di aiuto, nel cortile blu. Ok, infatti l'abbiamo subito pagata, nel senso che abbiamo, come si dice, preso qualche missilata di Hydra in faccia, proprio così. Molto male rispetto a prima. Di rientrare, ok, rientro. 6 a 0, nessuno dei nostri è riuscito ancora a uccidere un nemico. Molto male, parziale, ne ho ferito piuttosto uno. punitivo questo. Ok, stavamo finendo anche shottati dalla nostra stessa granata e la nostra non ne ha puniti. Rimediare subito a questi danni. Perfetto. Ok. Un'uccisione simultanea in questo caso, ci siamo uccisi a vicenda. Pensare che con 2 kill e 4 morti sono il secondo della mia squadra è proprio indice del fatto che non stiamo ben giocando. Eravamo in vantaggio di una serie su quel nemico che ci ha totalmente surclassato in questo momento. Salendo in alto da quella... da quell'altura proprio. Non bene, non bene, non ci stiamo trovando bene. Proviamo a fare una cosa. Scusate, volevo fare una prova per quanto riguarda la configurazione comandi amante dei dorsali. Grazie per l'assistenza. Un bel colpo alla testa. Bastione blu. Non ho visto chi mi ha ucciso. Ah, ok, da dietro questa proprio non era visibile. Dicevo, ho messo amante dei dorsali, che è una configurazione comandi che ci permetterà di... Granata, al riparo.
di saltare con il tasto LB. Questo ci permetterà quindi di non impegnare la mano destra e quindi di poter mirare nel momento in cui andremo a saltare con una maggiore precisione. Molto male ragazzi, davvero molto male. Torno anche alle impostazioni precedenti perché non mi trovo sinceramente con i nuovi comandi anche di corsa e di mira, che guardiamo in partenza. Non riesco a capire se siamo noi che abbiamo trovato degli avversari veramente forti rispetto a quelli che abbiamo incontrato in precedenza, ma oh. Piattaforma armi fra 10 secondi. Piattaforma armi pronta. Una buona kill, ma nulla da fare. 29-9, un parziale che non lascia scampo a nessun tipo di dubbio in realtà. Come potete vedere, per ogni kill che facciamo ce ne abbiamo un nemico pronto a distruggerci subito dopo. In questo caso era una buona azione, ma siamo stati anticipati. Una doppia kill che però annulla semplicemente questa che stiamo per prendere. Poco nulla da fare purtroppo, oltretutto. Parziale veramente indecente, avrei un 15 a 37, più del doppio dei punti. Che come potete vedere a fuoco incrociato veniamo atterrati dal laterale. Piattaforma armi fra 30 secondi. Non riesco a capire se diretto, poco da dire. Attenzione al tunnel rosso, abbiamo perso. Devo cercare di capire se qualcosa che deriva dalla mia ossessione nel usare la nuova modalità di mira, oppure ovviabile utilizzando l'hipfire. Tutto dovuto al fatto che nell'ultima beta, non utilizzando la mira normale, si partiva realmente svantaggiati. In questo caso mi sembra di no, nel senso che noto che tutti i nemici che ci stanno shottando stanno utilizzando una modalità di tiro normalissima. E infatti credo proprio sia così. Come potete vedere, adesso con un 4 colpi ho atterrato un nemico. Per fortuna un solo colpo alla sconfitta in questo caso. Alla più che meritata sconfitta in realtà, però come potete vedere realmente siamo rimasti totalmente da soli. In 50-17, di cui solo noi probabilmente abbiamo fatto 7-8 kill. Quindi veramente probabilmente abbiamo giocato un 1 contro 4 in questo caso, non per menarcela. E attenzione, come potete vedere, in base alle prestazioni, che in questo caso sono state pessime, abbiamo avuto una diminuzione, perché il parziale è stato negativo, quindi una diminuzione della prestazione verso l'oro. Quindi speriamo di poter recuperare il prima possibile. Due ori, no, uno solo. Il tempo di ok, direi che qui andiamo a mutarlo subito. Fatto. Perfetto. E vediamo se riusciamo a trovare qualche nuova partita. Stanno uscendo praticamente tutti. Ok,
Ok, finirà l'interruzione, probabilmente ripartirà con il matchmaking classico. Ma infatti, ricerca giocatori. Vediamo se riesce ad unirci a qualche altra squadra, in modo da poter rendere più efficiente. Ok, ce l'abbiamo fatta. No, forse no. Fantastico. Nulla si muove purtroppo, ragazzi. Vediamo se riusciamo ad inserire un altro giocatore. Il matchmaking ovviamente gira, ma non vedo nulla. Nulla, mi dispiace questa sera non sia particolarmente interattivo lo streaming, però non vedo domande, non vedo considerazioni, nessuna cosa di questo genere. Molto probabilmente avremo anche parte del pubblico non internazionale, quindi non direttamente orientato a ciò che diremo noi. Eccolo qui. Dovremmo riuscire a entrare ora. Controlla le armi energetiche. Siamo su Eden, per dominare la squadra nemica. Mappa su cui avevamo fatto una buona prospezione prima. Se riusciamo a riscattarci rispetto alla partita precedente. Abbiamo preso il fucile di precisione. Nico nella base blu, attacca la curva blu. Base blu. La base energetica è nostra. Siamo stati colpiti dal fucile a fusione da lontano. E poi finiti. Ok, ok. È un 2-0. Su 6. Ok, abbiamo fatto un'assistenza, quindi abbiamo aiutato. Meglio, un nostro compagno ha aiutato noi ad uccidere un nemico. Sto subendo danni nel tubo rosso estra blu. Fuoco nemico, passerella superiore, colpo alla testa. Granata nemica! Raccogliamo un fucile di impulsi, e non era fusionare impulsi, scusate, questo è l'influenza di Destiny. Vicino al
diciamo che non è efficace come il nostro bene amato BR. 7-3. Non è proprio un close, però vediamo di renderlo tale. Ah, questa granata poteva essere pericolosa. Un buon headshot. Vittima nella sala di sicurezza. La granata può aiutare? No, in realtà no. Ok, 17, okay, ci siamo. Abbastanza. Più che fattibile. Siamo in base rossa. Eravamo in vantaggio di uno. Cioè, in svantaggio di uno. Infatti siamo morti prima di poter dare l'ultimo colpo. Quando dico in vantaggio di uno o in svantaggio di uno, intendo le scariche di BR. Con determinate scariche di BR, infatti, avremo la possibilità di portare il nostro nemico. Non la fa. Ah, ok, non era la nostra. Per fortuna ci è stata lanciata una granata. Per un attimo ho avuto il dubbio di essermi lanciato la granata sui piedi, quindi di essere morto di conseguenza. In realtà, purtroppo, il fucile di precisione è arrivato. Abbiamo preso il fucile di precisione. E la nostra squadra governa il fucile di precisione. Reazione. Oh, che fatica. Per reazione si intende proprio una volta. Diciamo una volta essere stati in svantaggio, essere riusciti a recuperare la scarica di VR che avevamo indietro rispetto al nemico e riuscire a. La spada sarà pronta tra 30 secondi. Kill da sotto. Shottati al di sotto. 23-14. Non bene, non bene. Abbiamo perso proprio il ritmo. Vale energetica pronta. Che rischio. La lama energetica è nostra. Distrazione. Ah, eravamo veramente, veramente già scudati purtroppo. Infatti due colpi di BR ci hanno terminato. 25-17, un 8 kill di differenza. Fattibile, però dobbiamo ridurre il prima possibile questa distanza. Siamo stati, per usare un eufemismo, uccellati in malissimo modo. Però la nostra squadra nel frattempo è riuscita a recuperare in modo non indifferente delle kill. Siamo 26-21. Quindi è un match che si prospetta essere piuttosto vicino. Cerchiamo di salire in cortile rosso. Ok, come avete potuto vedere, con tre scariche siamo riusciti a completare. Tre scariche che hanno contribuito insieme al... ora cerco di stare in zona e recuperare il fucile di precisione. Hanno contribuito insieme alla granata a shottare il nemico. A resistere ancora 10 secondi. 10 secondi al fucile di precisione. Fai attenzione con le granate. Il fucile di precisione. Oh, ok. Il fucile di precisione è nostro. Nemico nel cortile rosso. Ho colpito. Colpo alla testa, occhi aperti. Granata, al riparo. E basta con queste granate. Lo Spartan è morto. Sono sotto tiro.
Eccolo qui. Il fucile di precisione si fa subito valere. Buona anche questa kill. Un colpo alla testa volante. Scudato il nemico. Ah, non l'ha ucciso. Pensavo di riuscire a killarlo direttamente, ma non abbiamo preso probabilmente quello che volevamo prendere. Sempre svantaggio di 5, 37-32. Di non molto in realtà, però dobbiamo recuperare il prima possibile. Attenzione questa. Ah no. Proprio nel close. Non abbiamo oltretutto ben assimilato ancora questo movimento della schivata di lato. Risulta essere veramente cruciale a volte. Squadra nemica vicina alla vittoria. La spada sarà pronta fra 30 secondi. Ultimo in classifica oltretutto, quindi proprio una grandissima prestazione. 36-40, abbiamo fatto. No, la squadra, questo è altro, va benissimo. Energetica pronta. Ok, abbiamo recuperato due kill per la squadra. 40-41. Ora ci siamo. 41 pari. Attenzione. Hai perso il comando. No, dove è scappato? Buona dose di fortuna con la C maiuscola in questo caso. Qui abbiamo proprio perso lo scontro. Poco da dire. Attenzione, 43-44. Proprio questo è veramente un close. Cioè, c'è da stare attenti. Tenere vivi i nostri avversari. Subito cercare. 10 secondi al fucile di precisione. Il nemico sta sparando. Il fucile di precisione è qui. Abbiamo preso il fucile di precisione. Questo potrebbe essere una buona notizia per la nostra squadra. Hai perso il comando. Malissimo. Abbiamo purtroppo sentito fin troppo questa tensione e quindi morti molto male. 48-46, 49-46 e prendiamo così. Sconfitta. Piuttosto male. Pessima prestazione anche in questo caso, infatti diminuzione per la seconda volta. Abbiamo ottenuto la Recon, quindi un'altra armatura che adesso andremo subito a vedere. Quindi man mano che... Questi sono alcuni degli screen che ci sono stati, che sono stati in realtà inseriti da... come si dice, da 343 e da Microsoft in occasione di questa seconda beta, perché nella prima non li ricordo sinceramente. Team Red quindi vince anche questa sera. Sì, questa sera, scusate. Anche questo match. Andiamo un attimo a vedere la personalizzazione una volta vinti alcuni premi. E dopodiché tiriamo un attimo le fila del discorso in modo da poter diciamo avere un'opinione solida e di spessore riguardo a questa beta, ecco, questa seconda versione della beta di Halo 5 che abbiamo potuto giocare. Torneremo ora al menu principale, se non erro, per vedere il tutto. Ok, eccoci qui. Allora, ecco, B Spartan. Visore, non ne abbiamo ancora sbloccati. Protezione, come potete vedere, adesso abbiamo la Recruit, che è anche carina, potremmo metterla, in effetti non è male.
E se non erro, l'elmetto abbiamo sbloccato qualcosa di nuovo. Questo record. Colori e tutto quanto, quindi potrete andare tranquillamente. Tag di servizio, non credo si possa cambiare. Quindi comunque potremo andare a personalizzare il nostro character, il nostro personaggio. Halo 5 Guardian, seconda beta che andiamo a provare. Ricordo che se non era disponibile fino a 20... Aiuto, non mi ricordo adesso sinceramente se non era 29... No, è partita il 29, disponibile fino al 19 se non erro, adesso correggetemi, non vorrei dire una stupidaggine. Per tutti i possessori di Master Chief Collection, che dire, è un Halo che si prospetta essere sicuramente un ottimo gioco, inteso come successore di Halo 4. Sicuramente si è preso una netta e decisiva virata dalla serie classica, e su questo siamo tutti d'accordo. Ma questo Halo 5 sembra addirittura essere più orientato a riportare verso la console quelli che erano i core player di Halo tradizionale, rispetto a quanto non aveva fatto invece ovviamente Halo 4, che li aveva tra virgolette allontanati. Una cosa che ho notato molto interessante è quello che dicevo riguardo alla mira, quindi un'attenzione molto diciamo puntigliosa e particolare da parte di Microsoft a quelle che e di soprattutto di 343 a quelle che sono le opinioni dei player. Se vi ricordate avevamo parlato di Fire Aim Down Sight, quindi cosa vuol dire? La modalità di mira con il quale andremo a, quella che raccontavo in precedenza in realtà, con il quale appunto andremo a mirare direttamente sul fucile, e la modalità di miro hipfire grazie al quale appunto non avremo la necessità di andare a, a mirare così da vicino. Questa che era una delle grandi critiche mosse dai player dopo aver giocato la prima beta, è stata in occasione della seconda subito, tra virgolette, diciamo fixato. Comunque c'è stato un cambiamento di rotta. Questo vuol dire, a mio parere, che sicuramente 343 è conscia di avere per le mani quello che è un diciamo un mostro sacro per quanto riguarda il mondo di Xbox e il mondo di Microsoft. Una saga che ha veramente segnato la storia e accompagnato la crescita di Microsoft all'interno del gaming, sin dalla prima Xbox. Tutto questo per dire che cosa? Un prodotto che sembra essere piuttosto valido, modalità di gioco divertenti, mappe ben costruite, quindi un comparto che nei suoi elementi base risulta comunque essere molto solido. Speriamo quindi che si mantenga così. Ora rimarremo sicuramente in attesa di altre novità interessanti prima dell'uscita, che è prevista per il terzo trimestre del 2015. Quindi comunque credo che quello che abbiamo avuto l'occasione di vedere finora sia un ottimo prodotto, che sicuramente ha appunto, come dicevo prima, preso delle distanze non indifferenti, ma che comunque credo faccia parte di un percorso tra virgolette di evoluzione del gaming in generale, che ovviamente deve andare a comprendere anche questo comparto. Detto questo, io vi ricordo che siamo ufficialmente tornati con gli appuntamenti del martedì e giovedì, dopo aver diciamo stravolto un po' gli orari e aver avuto dei problemi anche in streaming precedenti. Ringraziamo i Lizard Squad. Quindi ricordo che siamo tornati, quindi ci risentiremo il prossimo martedì, in maniera tale da poter appunto vedere qualcosa di nuovo con voi e accompagnarvi in un'oretta e mezza di streaming come nostro solito. Per questo io ringrazio tutti voi, vi ricordo che per far crescere la comunità sarebbe un grande gesto di apprezzamento nei nostri confronti quello di iscrivervi al nostro canale. Per questo appunto ve lo chiedo, è semplicissimo, c'è il cuoricino, vi iscrivete, è proprio un attimo. Detto ciò, vi ringrazio nuovamente per essere stati collegati con noi, vi rimando all'appuntamento del prossimo martedì, sempre sintonizzati alle 18.30. Vi ricordo che di Halo 5 è stato scritto un hands-on da sottoscritto, lo trovate su Gamesurf, quindi www.gamesurf.tiscali.it, troverete appunto sotto la ricerca Halo 5, troverete tranquillamente l'hands-on scritto dal sottoscritto. Per qualsiasi cosa troverete oltretutto, chi non è riuscito a visualizzare lo streaming in questo momento, lo troverà tranquillamente su come si dice, su YouTube, già caricato questa sera.
Quindi ringrazio di nuovo tutti quanti e ci vediamo giovedì prossimo. Buona serata a tutti.